l'Istituto Jacopo Bruno Beccare di Torino ha ospitato la quarta edizione del concorso enogastronomico culturale Abbattiamo i muri del silenzio, dedicato alle vittime della lotta alla mafia e patrocinato dalla città metropolitana di Torino. L'edizione 2018 del premio è intitolata a Renata Fonte, assessora alla cultura e alla pubblica istruzione del comune di Nardò, in provincia di Lecce, assassinata da due sicari con tre colpi di pistola il 3 marzo del 1984. All'Istituto Beccari era presente in qualità di componente della giuria del concorso la figlia di Renata Fonte, Viviana Matrangola, già responsabile del settore internazionale di Libera Memoria. Credo che per tutti sia importante coniugare quello che sarà la professione futura con anche un'etica, una disciplina e soprattutto in questo caso la cultura dell'appartenenza, dell'identità al proprio territorio. Credo che proprio per questo motivo sia così pertinente il legame con la figura di Renata Fonte, scelta appunto per il suo impegno, per la sua lotta spesa appunto a tutela e a servizio del proprio territorio, e con me proprio intesa come ecologia della bellezza. In tutto quello che esprimono i ragazzi oggi c'è questa bellezza. La competizione fra gli studenti è stato il punto di arrivo di un percorso formativo e di educazione alla legalità, condiviso con altri due istituti alberghieri, il Cascino di Palermo e il Moccia di Nardò. Il ruolo della città metropolitana in quanto ente di area vasta è proprio quello di aiutare le scuole a creare un collegamento e una rete tra di loro e trovare sinergia in questi che sono appunto dei valori importanti, perché quando si parla di legalità, di lotta alla mafia, i ragazzi devono essere informati e devono partecipare appunto a dei percorsi che poi possono, come in questo caso, addirittura arrivare ad un concorso finale con delle premiazioni. E quindi lo stare insieme, il condividere anche ambienti semplici come quelli appunto della cucina possono essere in realtà il luogo nel quale poi loro condividono anche aspetti più forse teorici, ma che ricadono poi nel quotidiano. E questo è appunto un nostro obiettivo, quello di lavorare insieme alle scuole e fare sinergia con loro. Giovedì 10 maggio studentesse e studenti degli alberghieri si sono confrontati nella sfida finale in tre settori: sala bar, cucina e pasticceria.